Cominciamo o no? E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Lo avrete capito? Oggi è il grande giorno perché finalmente ho ritirato tutti e sei gli iPhone XR. Ve l'avevo promesso, era da un mese, due mesi che aspettavo questo momento. Finalmente oggi siamo qui con l'unboxing di tutte le colorazioni di iPhone XR. E vi devo anche raccontare un sacco di cose perché la giornata di oggi è stata piena di sorprese. E prima di cominciare ci tenevo un sacco a ringraziare gli amici di Fanpage per la disponibilità. Ho registrato anche un video con loro molto interessante dove rispondo alle domande più frequenti su Google di iPhone XR. Quindi assicuratevi di andare a guardarlo, link in descrizione oppure qui in alto nelle schede. Ma detto questo, mi sono dovuto un attimo organizzare per l'unboxing di così tanti telefoni, e non solo per l'unboxing ma anche per il ritiro effettivo, perché vi devo raccontare una piccola scena che nessuno si aspettava. Quest'oggi mi presento all'Apple Store di Milano in Piazza Liberty verso le 8 del mattino per ritirare tutta la mercanzia. Sembrava una rapina. Mentre stavo per mettere tutti e sei gli iPhone nel mio zaino, dalla porta dell'Apple Store spunta Tim Cook. Tim Cook, lui, che io avevo già visto un paio di mesi fa all'Apple Park, proprio per l'evento di iPhone XS e iPhone XR, ma me lo sono trovato davanti a Milano, mezzo metro da me. Lui aveva notato che appunto io avevo comprato questi sei iPhone XR, abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole, è stato molto gentile, abbiamo anche registrato una piccola clip insieme che adesso vi mostrerò perché ci tengo tantissimo. So we are here in the Apple Piazza Liberty store and what a good surprise, Tim Cook came here for the first time and I showed him all these six colors that I bought of the iPhone XR. So guys, what a wonderful surprise. I'm so happy to be here and then be sure to check out my unboxing of all six colors of the iPhone XR. I hope you love it. Quindi grazie mille ancora Tim, ma adesso procediamo con gli unboxing. Ovviamente per non perdere troppo tempo unboxerò per primo l'iPhone XR nero, facendovi vedere tutto il contenuto della confezione, e poi gli altri andremo un pochino più veloci perché poi ci soffermeremo sui colori. iPhone XR nero da 256 GB. Vediamo un po' questo unboxing. Designed by Apple in California, il librettino al cui interno troviamo una guida rapida di utilizzo in varie lingue, tra cui ovviamente l'italiano, il cosiddetto SIM Ejector Tool, informazioni che nessuno legge, e i fantastici Apple stickers, che come ho detto anche nell'unboxing tradizionale dell'iPhone XR, mi aspettavo fossero colorati, e invece no, sono comunque bianchi. Ma ragazzi, questo è l'iPhone XR vero e proprio, il primo che unboxiamo in colorazione nera. Eccola qua, quello che ho notato è che è molto simile, per non dire uguale, alla colorazione di iPhone XS, XS Max. Credo che la colorazione nera sia quella un po' meno sensata per chi decide di acquistare un iPhone XR. Alla fine è già vista, è già stata vista, quindi andremo molto molto veloci. E poi nella confezione chiaramente troviamo anche le Apple AirPods senza l'adattatore Lightning Jack, quindi se volete utilizzare delle cuffie col jack vi va male, dovete comprarlo a parte, e il caricatore da 5 watt che vi ricaricherà questi iPhone in un'era geologica. Però pazienza, oramai a questo ci siamo più che abituati. Allora, io non ho una bella presa, però adesso unboxiamo quello bianco. 800 euro non sono stati buttati al vento. Designed by Apple in California. Onestamente bianco mi piace, l'assenza di colore, ma mi piace sicuramente di più del nero. Mi ricorda molto l'iPhone 4S bianco, che ha un posto speciale nel mio cuore. Però è proprio un bianco profondo, me gusta. Unboxing molto rapido. Adesso finalmente passiamo alle colorazioni, quelle vere, le novità. Adesso vedrete quella che a me piace di più, anche se è un po' femminile, ovvero la corallo, che ufficialmente è arancione, in realtà è più un rosaceo poi visto alla luce del sole. Unboxing dell'iPhone XR corallo. Vedete, ha questa tonalità arancione che però in molte circostanze, con molti tipi di luce, risulta più sul rosaceo, soprattutto sui bordi. Guardate sui bordi, sembra proprio una specie di rose gold, e la cosa mi fa impazzire. Doveva essere il mio daily driver, il mio iPhone XR principale, però non lo so, forse andrò più sul giallo o sul blu, adesso vedremo. Comunque questo è l'iPhone XR corallo. Adesso quello che è uscito direttamente da un taxi americano. L'iPhone XR
giallo, che onestamente è una delle mie colorazioni preferite. Probabilmente sarà proprio questo il mio daily driver, perché nei video sembra molto poco saturo, cioè sembra un giallo un po' smorto. In realtà ricorda molto il giallo dei taxi americani, un giallo Simpson, non so come spiegarvi. Come potete vedere, eccolo qui, questo giallo molto acceso, molto più di quello che era l'iPhone 5C, perché questo iPhone XR ha alcune somiglianze in qualche colorazione con l'iPhone 5C, altre invece sono diverse, sono rivisitate. Che dire, con questi bordi color senape direi che non mi fanno impazzire, ma sicuramente è l'alluminio che poi impatta sulle colorazioni e inevitabilmente le modifica. Però sul retro è veramente bello, poi con il contrasto che fa la mela, che sembra appunto più scura, su questo giallo estremamente acceso, mi piace molto. E anche questo ce lo siamo tolti. Credo di non aver mai unboxato così tanti iPhone in un giorno, e dire che questo record era difficile da battere. Purtroppo quando ci si diverte il tempo vola. Passiamo a quello che avete già visto, ovvero il blu, che vabbè, vi riporto l'unboxing per dovere di cronaca, anche se l'avete visto 2 giorni fa. Unboxing di iPhone XR blu. Questo l'ho già visto, che dire, il blu mi piace particolarmente, mi piace tanto. Ecco, secondo me è un blu così vivace che dopo un po' stanca. Sarà che comunque ho avuto un iPhone 5C blu per tantissimo tempo, quindi adesso davanti a questo blu storgo un po' il naso, però in effetti è la colorazione che secondo me va di più. Anche facendo un piccolo sondaggio lì all'Apple Store, è quello che piace di più alla maggior parte dei clienti. Vedete poi con questo blu celeste sui bordi in alluminio, questo blu proprio molto acceso sul retro. E passiamo all'ultima colorazione, se vogliamo una colorazione particolare molto importante, che è la Product Red. In genere Apple rilascia le colorazioni Product Red un po' di mesi dopo il rilascio di tutte le altre colorazioni, e adesso vi spiego perché è così particolare. Perché se acquisterete un iPhone XR Product Red, parte della vostra spesa andrà donata in beneficenza per una ricerca contro l'AIDS. Io ve l'ho già detto, le colorazioni Product Red mi sono sempre piaciute. Questa particolare tonalità rossa sul vetro risulta molto più accesa, è un rosso molto vivido, che io definirei quasi rosso sangue. Ah, peraltro questa ve la faccio vedere, abbiamo nel piccolo astuccino della manualistica una scheda speciale che è appunto quella di Product Red, che ci informa che siamo stati dei bravi bambini che abbiamo contribuito a questa importante lotta. Eccolo qui, sicuramente a molti di voi piacerà, ma anche a me piace in realtà, però ho paura che sia un rosso un po' troppo acceso. Guardate, io lo definisco sempre rosso sangue. Anche senza pellicola sicuramente stufa molto di meno rispetto al blu, è un colore che sicuramente porterei nel quotidiano, giudicate voi. Peraltro con la peculiarità che qui in basso ha scritto Product Red, che dire, una scelta sicuramente più giustificata rispetto ad altre. Ragazzi, abbiamo completato la missione, abbiamo fatto l'unboxing di tutte le colorazioni di iPhone XR. Qual era quel fan che aveva scritto un commento: imparate i colori con Black Geek Tuto? L'anno scorso era con le cover, quest'anno è con gli iPhone, ci evolviamo sempre di più. iPhone XR corallo, bellissimo, anche di persona confermo, mi piace tantissimo. Peccato per il bordo rosa, che effettivamente lo rende un po' poco maschile, quindi forse non lo utilizzerò come iPhone principale. Giallo, bellissimo, mi piace tantissimo, sicuramente sarà lui il mio personale, già lo so. Mi piace particolarmente quando la luce non riflette sul logo Apple e quindi il logo Apple risulta nero. Il contrasto giallo-nero mi piace tantissimo. Il blu, ripeto, mi piace, colore che in Apple abbiamo visto veramente poco, però secondo me dopo un po' di tempo potrebbe stancare, così come il rosso. Il rosso non è una novità, abbiamo visto da anni oramai le colorazioni Product Red, praticamente la stessa dell'iPhone 8 e 8 Plus Product Red. A molti piace, dopo un po' potrebbe stancare, vi avverto. Che dire, io vi ho già portato l'unboxing dell'iPhone azzurro, quindi le mie prime impressioni su questo dispositivo le conoscete già. Domani o al massimo dopodomani uscirà comunque il video delle impressioni a freddo, quindi un po' tutto quello che c'è da sapere su questi piccoletti, un'analisi ancora più approfondita dei colori, i loro pregi e i loro difetti. Per il momento vi posso dire che è un iPhone più economico rispetto al XS, che preserva la maggior parte delle sue funzioni. Quello che cambia è che sul retro presenta una sola fotocamera anziché due, quindi ha una sola lente che è quella grandangolare di fatto, però preserva le funzioni di iPhone XS che si fanno con la doppia lente. Per esempio è capace di fare le foto in modalità ritratto, con anche la possibilità di cambiare il livello di sfocatura dello sfondo, quindi la profondità di campo. Laddove c'è una differenza è sullo schermo, che è un pannello LCD, i colori sono meno vividi, la risoluzione è inferiore, la densità pixel è pari a quella di un iPhone 8 Plus, e il pannello, essendo un LCD, non ha esattamente la stessa curvatura e, cosa importante, i bordi sono più pronunciati rispetto a quelli di iPhone XS. Detto questo ragazzi, ancora
Ancora un ringraziamento speciale a Fanpage, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, il link ve li lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video, invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.